Allora, ci siamo? Sì, stavolta ci siamo. È successo un po' un disastro, ragazzi, un disastro, veramente. Che io non mi aspettavo, chiaramente, ci sono rimasto male, veramente molto, molto male. Perché ho scoperto ora, in questo preciso momento, che non si può streamare Bioshock Collection, quindi 1, 2, 3, sulla Play 5 o sulla Play 4 di conseguenza, vabbè, su Twitch, a meno che non hai una scheda d'acquisizione che ti faccia streamare senza il vincolo della PlayStation, no? Perché il gioco viene bloccato, perché la Play blocca questa cosa. Tanto un attimo, ragazzi, guardo se c'ho il microfono giusto, perché oggi, ok. Oggi giornata problematica, veramente, perché io volevo streamare Bioshock perché ero già folgorato da questa cosa, ero già contento di streamarlo. Cavolo, che figata, finalmente torno su Bioshock. Ma Twitch non ce lo fa fare, o meglio, la PS4 barra PS5 non ce lo fa fare per una questione che gli sviluppatori hanno messo il blocco allo streaming tramite PlayStation del gioco. E voi vi chiederete perché? Non lo so, non ha senso, non ha fottutamente senso. E questa cosa mi dà veramente il nervoso. Non sapete quanto. Ma non ci fermiamo perché vi annuncio che Bioshock lo porterò in video su YouTube, visto che i video me li fa fare. Paradosso, eh? I video te li fa registrare del gioco, ma non te lo fa streamare. Cosa cambia? Niente, perché è sempre un video, non cambia nulla. Ma il paradosso vuole che me lo faccia registrare. Di conseguenza, appena finirò tutte le serie sul canale, inizierò quella di Bioshock 1, 2 e Infinite. Così noi siamo a posto. Magari faccio il primo, stacco un altro gioco, il secondo, stacco un altro gioco e Infinite, poi vabbè, un altro gioco di conseguenza. Ma non mollo, parte 2, perché visto che oggi facciamo FIFA volta football, mercoledì cosa facciamo insieme? Iniziamo Kingdom Hearts 1, perché voglio tenere fede a questo retro, diciamo, e chi se non Kingdom Hearts, insomma, serie che non ho mai veramente approfondito, ho giocato ma non ho mai finito nessun capitolo, però non ho mai, visto che non ho mai finito, voglio recuperarlo assieme a voi. E niente, allora, intanto oggi cosa andremo a fare? Andremo a giocarci un po' di volta football online contro altra gente, casualmente, così a caso. E intanto ci passiamo questa ormai oretta e mezza, perché erano 2 ore, ma se la sfumata in un'oretta e mezza per problemi tecnici. E poi dopo, così via, niente, niente. Intanto volevo ringraziare Diesmo16 che si è iscritto al canale. Ti ringrazio tantissimo, tantissimo. E iniziamo, non perdiamoci troppo in chiacchiere che non c'ha senso e cerchiamo di passare questa amarezza perché veramente sono amareggiato, ero già pronto, carico perché Bioshock è sempre stata una serie che mi ha accompagnato durante la vita, mi è sempre piaciuta, l'ho sempre amata e non poterla streamare insieme a voi mi ha veramente distrutto. Ma, come dicevo, arriverà online. Allora, Rose Volta. Ok, io non so cosa cambi, sinceramente. No, solitaria no, collabora al volo. Cos'è collabora? Facciamo al volo, così, senza saper scrivere né leggere, al volo. Ricerca partner. Ok, cerchiamo il partner e vediamo cosa viene fuori. E niente, ragazzi, comunque, tanto che ci sono, buona festa della donna, visto che oggi è la giornata di questa festa, insomma, molto importante. Troverà qualcuno? Oppure oggi è proprio giornata che non devo giocare a nessun gioco in streaming e vabbè, faccio prima a spegnere tutto e dedicarmi ad altro? Mi faranno sapere prima o poi. Speriamo bene.
Oppure nessuno ci sta giocando in sto gioco. Che è paradosso, perché FIFA è un gioco che vende a dismisura, nessuno gioca a volta. Porca miseria, vuol dire che è proprio una modalità che è andata un po' incalando, eh. Ma un bel po', ma un bel po'. E niente, e niente. E dai, su. Qualcuno. Nessuno utente. Come nessuno utente? Che vuol dire? Collabora cos'è invece? Forma una rosa con i tuoi amici. Ma io non ho amici. che. Invita amico. Pronto. Non c'è nessun amico, non c'ho amici. Cosa faccio? Gioca in solitaria? No. Non posso, dai. Ci sarà qualcuno. Dai, su. Qualcuno ci deve essere, no? È impossibile che non ci sia nessuno. Mi prende male, mi prende veramente molto male oggi, eh. Che giornata, oh. Che giornata. È che volevo portare subito Kingdom Hearts, però per installarlo ho visto che ci vuole tipo mezz'ora, 20 minuti. E sinceramente non volevo iniziare alle 5, praticamente. Volevo iniziare un po' prima. Sapete, tanto che c'ero. Oh, è inutile, nessuno ci gioca, nessuno. Che, dobbiamo andare a fare Ultimate Team? No, per favore, no, Ultimate Team no. Vi prego, no. Fatemi questa cortesia. Mi sa che qua. No, lasciamo stare. Gioca in solitaria, cosa. Usa la tua rosa, sfida altri utenti in solitaria. Quindi online. Mi sa che questa è la modalità online allora. Mi stavo sbagliando. È questa? Boh. Al volo mi sa che forse è tipo Pro Club. Una roba del genere. Ognuno ha il suo giocatore, immagino, e così via. Credo, eh. Ma non ne sono sicuro. E comunque pure qua, non è che ci sia proprio un ammasso di gente da strapparsi i capelli, Per niente, massimo il contrario. Oddio, ma abbiamo trovato Gesù. Avversario trovato, non ci credo, non ci credo, è un miracolo questo. È un miracolo, è un miracolo. Io sono veramente estasiato da questa cosa che ho appena letto. Abbiamo trovato un avversario. Campo molto futuristico comunque. Sì. Proviamo. So. Anche lui ha Beckham comunque. Niente. Non mi confondo tra Beckham e Beckham. Raga, non ci sta più un cappero. Quali sono i miei? Non si capisce nulla. No, vabbè, io non ci capisco niente. Beckham è uguale a mio. Ma mi sa che pure lui non capisce niente perché me la passa. L'hai visto? No. Cosa. Perché fallo? Tokuda? Bravo, Tokuda. Io provo a capirci qualcosa. Sì, Digno! La butta dentro. La butta dentro Digno. Oh, stiamo vincendo. Anche se non ci sto a capire nulla, però stiamo vincendo, incredibile. Vai, Wilson, vai. No, sti cross. Niente. Ci hanno infilato brutalmente. Cosa fa? Cosa fa? Ma cos'è sta roba? Su. Ma cos'è? Tu mi fermo? Che sfiga. Cioè.
scuda che se la ripassa, è una scena molto bella. È mio questo? Speriamo. Sì. Ok. Faccio una fatica a capire qualcosa, sinceramente. Ecco perché solo ci gioca, ma capisco, non si capisce nulla. È anche normale. Ammazza, dai, ripartiamo. Ma che sfiga! Vai, bravo! Bravi! Beh, niente. Beckham! Bello, 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 bello. Bello, bello, bello. 2-1, La stiamo veramente vincendo questa brutalmente, dai. In qualche modo. Ora ci segna, ora ci segna. Non c'ho Schmeichel in porta. Sicurezza Schmeichel. Dove vai? La palla lì. È mio? Sì, è mio Beckham. Beckham contro Beckham. Momento stranissimo. Veramente imbarazzante. Ma non volevo tirare. Avevo anche fatto la finta del tiro. Che mi ero sbagliato. Vabbè, niente. Il primo tempo sta finendo. Che cavolo è? L'avevo crossata. Questa me l'ha passata. Non è un cross quello. Casa mia, no. Il cross è quello un pochino più alto, no? Vabbè, niente. L'ha passata. Non so perché. Tu cuda. No. Digno non tira, bravo. Cosa fa? Devi crossare. Niente, vabbè, niente. Sì, vabbè, però dai. Cioè, non l'ha crossata. Ha sbattuto la gamba contro il cartellone. Cioè, imbarazzante, dai. Non si può. Mamma mia, che intervento. Però, bravo Schmeichel. No! Mazza, che culo! Questo è un cross, bravo Beckham. Ciao Fabio, come stai? Io bene. Ok, perfetto. No, comunque, sta tutto bene. Sarei meglio se oggi mi avesse fatto streamare Bioshock, però no. Non sa da fare. Non so se hai sentito, non sa da fare. Ecco, bene, 3-2. Non sa da fare perché il produttore del gioco ha bloccato lo streaming sulla PlayStation. Mi viene una scheda d'acquisizione, se no ti attacchi alla cippa. In poche parole. Che brutta cosa, perché volevo portarlo, ma non c'è modo di farlo. Però, come dicevo prima, ve lo porterò. In video sul canale YouTube ve lo porterò perché ci tengo tantissimo a portarvelo. E poi è la mia infanzia praticamente, cioè, quindi non un gioco che veramente ho amato in tutto per tutto. Tokuda? Niente, Tokuda dorme. Beckham contro Beckham. Vince Beckham 2. Fallo. Dopo rispondo Fabio, arrivo che sto un po' in crisi qua. No. Aiuto. Bravo Beck. No, bravo. Niente. Bravissimo. Subito. Niente. Ruba sta palla. Non devo segnare. Vabbè che stiamo pareggiando. Devo far gol io. Devo far gol, vero? Me l'ho dimenticato, raga. Cos'è questo passaggio? Questo è un filtrante, lo chiami? Vabbè. Questo è un filtrante. Bravo Schmeichel, che la butta fuori proprio di cattiveria pura. No. Ammazza. E vabbè. Ma vai.
Ma vai. Che gol ha fatto? Che gol ha fatto? No. Il passaggio bellissimo che però non è arrivato, però vabbè. Continuazione, dai. Tokuda, fammi sognare. Vabbè, sì, fammi sognare. Faccio prima a impiccarmi. Niente. 4-3. È finita. Comunque, come mai non continui più Ratchet Clank su YouTube? Perché Ratchet Clank è un discorso complicato. Portarlo non è proprio il massimo, perché mi bloccano le scene di intermezzo, quelle filmate. E sinceramente, se devo portare un videogioco con una storia come Ratchet Clank, senza farvi vedere le scene, fa abbastanza ridere. E di conseguenza ho deciso di stopparlo e giocarlo da solo. Non l'ho ancora finito in realtà, perché non l'ho più mandato avanti da lì e ho avuto altri giochi a mezzo. Però non ha senso portarvelo se poi non posso farvi vedere la storia, cioè è brutto, non mi piace. Comunque, oh ciao, ciao Giulia, ciao. Seguite la Jumanku, assolutamente. E allora, ah, buona lezione, buona lezione. Buona lezione, grazie per tenermi in sottofondo e così via. Allora, la prima partita persa benissimo 4-3, sono contento, bene, però ho preso 7, quindi di voto, non è male. Un punto abilità, e vabbè, dai, vabbè. Ma il gioco crasha? In che senso crasha? Quale gioco crasha? No. FIFA no, non crasha. Dici Ratchet Clank? No, non è che Ratchet & Clank crasha, praticamente quando partono i video filmati, le scene di intermezzo, si blocca il video. Nel senso, quella scena non può essere vista, non può essere pubblicata, perché penso che ci sia un collegamento con il film che è uscito al cinema tempo fa, e di conseguenza te lo blocca direttamente la PlayStation e non posso registrarlo. È un po', sinceramente, un po' una merda, perché cioè io voglio portarvi un gioco, vi voglio far vedere tutto il gioco nella sua interezza e il massimo che posso fare è farvi vedere i gameplay e basta. Cioè, a sto punto non... E stesso discorso su Twitch, perché se ve lo porto su Twitch la Play mi blocca l'immagine, mi blocca il video e di conseguenza sentite me che parlo ma non vedete il video. È un po' un casino con queste cose, cose che io non capisco, perché comunque, boh, è una cosa che non capisco, però va bene. E niente, adesso per Bioshock ve lo porto su YouTube, sperando che non ci siano scene bloccate, ma non credo, perché comunque quando ho provato ad avviare la registrazione del video, senza problemi. Quando ho provato ad avviare la live, invece, non andava il video, perché la scena era bloccata. Il gioco è bloccato e non si può streamare a meno che, ripeto, non hai la scheda di acquisizione e riesci a trovare un sotterfugio per streamarlo su Twitch. Nessun avversario, bene, cioè ce n'era solamente uno di avversario, uno in tutto il gioco, un avversario, fantastico, proprio che bella modalità, che bella modalità. Allora, avversario trovato, wow. E Ratchet & Clank era gratis col Plus, sì. Oppure no. Mi sa che era gratis pure con l'iniziativa Stay at Home, no, di Sony per il Covid, no? Mi pare. Anzi, mi pare che è gratis ora. Ora è gratis Ratchet & Clank. Comunque hai fatto bene a scaricarlo perché è davvero bello. No, Agony è un discorso completamente diverso, Fabio. Agony non è che si blocca l'immagine, ma proprio il gioco che crasha perché non è fatto bene. E quindi è venuto fuori sto bug che da quel punto in avanti, dove sono arrivato nella serie, non posso più andare avanti perché mi crasha il gioco. Meraviglioso, eh? Proprio spettacolare. E sinceramente, cosa ho pensato? Per un gioco così, che non vale la pena investirci tanto tempo, io da capo non me lo faccio, interrompo la serie, faccio il video in cui spiego il motivo e basta, perché non ha senso andare avanti in un gioco che non è nemmeno bello, perché oltre ad avere un sacco di bug, di crash continui, che gol che ha fatto questo comunque, bravo, cioè
Piuttosto preferisco streamare, fare video di giochi belli e che non mi diano problemi. Quindi, no, Agony è veramente un gioco fatto male, tecnicamente, proprio scandaloso. Ho avuto un sacco di problemi con quel gioco. E sicuramente non me lo rigioco un'altra volta per sprecare altre 6 ore della mia vita su un gioco del genere. Anche se mi dicono che su PC sia meglio, però su console comunque è uscito ed è imbarazzante, imbarazzante. Veramente imbarazzante. Tokuda? Tokuda? Niente, Tokudas. Oh, subito! No, non a portiere, perché c'era Tokuda in mezzo. Digno, che fai? Fai il vago, eh. Adesso mi devo concentrare un po' perché sta facendo schifo. Infatti è il secondo gol, vero? No, ok. Il metodo piangere funziona sempre. Vai. Vai. Bravo, Tokuda, bravo. Il mio giapponese di fiducia. Grande giapponesino. Questa si è tipo demoralizzata. Non batte più il calcio d'inizio. Dai. Che fa? Vabbè, faccio l'infame. Au. È finito? Gioca, gioca con me, dai. Non ti demoralizzare. Sta solo pareggiando, non stai perdendo. L'hai visto? L'hai visto? Che tiro ha fatto? Cioè, sembrava un missile terra-aria. Cioè, è proprio volato così. Di brutto, di brutto. No, volevo vederlo. Mi sa che ha... Dov'è il portiere comunque? Mi sa che è un po' rosicato l'avversario, eh. Ha subito skippato malamente. Becca? No. Il palo, il palo. Vabbè, bravo. Schmeichel, il portiere che vola. Andiamo. Hai visto? Hai visto? Hai visto? Hai visto? No, era facile, dai, Digno. Bravo, Digno. Bravo, Digno. La dinastia continua anche in volta. Niente. Che culo. Che culo. Nessuno mi marca? E la sfondo, niente, ha preso fuori. E la volevo sfondare, ma... Bravo Digno che protegge il pallone. Questo come gioca? Aveva un portiere e un difensore in porta. Come gioca questo? È impazzito? Che fa? Che fa? Che fa? Che fa? È pazzo, pazzo furioso. Allora, oh ciao Marco, grandissimo, sei passato, mi fa davvero piacere. È come FIFA Street, sì, questo diciamo che è la... come dire, cosa hanno detto? Alla gente manca FIFA Street? Mettiamoci una modalità su FIFA 21, gratuita, che ha cavato spazio al... com'è che si chiamava? La modalità storia, no? Di FIFA. Non so se vi ricordate con Hunter e i suoi amichetti. E ha messo stavolta, già dall'anno scorso, che è praticamente un FIFA Street rivisitato, molto più trash, perché sinceramente ci sono delle cose che sono veramente scandalose, tipo i vestiti, fanno pena. E, cioè, ci troviamo a poter mettere a un calciatore di calcetto praticamente delle ciabatte, delle minigonne, che ok, cioè, bello, per carità, però hanno voluto inserire questa dinamica molto personalizzante, no? Che con FIFA Street sinceramente ci può stare, ma fino a un certo punto, cioè, la minigonna anche no, le ciabatte anche no, cioè dai, sono quasi irrealistiche, senza senso, cioè io tipo ho le calze a rete, con Digno. Ridere sta cosa. Comunque stiamo tipo stravincendo. Sto qui è scarsissimo. Ma chi è? Proprio scarso. Oh. Io non sono forte in volta. Faccio schifo anche io. Ma questo proprio non tocca una palla. 8-2. Vabbè. Ok.
Non volevo farti male, però l'ho fatto apposta. Sto giocando anche abbastanza tranquillo, sciolto, senza problemi. Faccio anche le finte che non le faccio mai. Dai, dai, niente. Cosa fa? Perché? Non ha senso. Ma va 2. No, davvero, lo sto veramente uccidendo questo. Mi fa quasi tenerezza, ve lo giuro. Un po' sì, un po' sì. Dai, digno. Digno. Niente. 10 a 2. Ok. Sta diventando qualcosa di veramente imbarazzante. Mi sa che è infatti acquittato malamente, se l'è presa di brutto proprio sto amico mio, eh. Cioè, anche normale, poverino. Faceva veramente pena. E intanto prendiamo punti abilità, come se niente fosse. Allora, ingaggia giocatore. Ammazza! Ma che è sta gente? Hai capito? Difesa, 92. E che non lo prendi? Subito! Ammazza. Allora, gestione rosa, a sto punto, in difesa ci mettiamo... 92, scusami, eh. Mi dispiace Luca Toni, però devo cambiarti. Modifica abbigliamento, che schifo. Perché? Cioè, guardate il mio... Tanto aspetta che mi potenzio il giocatore, se si può. Che è successo? Perché non va più avanti? Niente, si è rotto il gioco. Non sta più andando avanti. Ho premuto X, ma mi si è bloccato. Perché? Vabbè, intanto leggo il commento, eh. Eppure non è un gioco per tutti perché contiene scene forti. Riferito ad Agony. Beh, Agony sicuramente contiene scene molto molto forti, però sinceramente... cioè, queste scene forti è come un pretesto per, come dire, farci un gioco sopra, perché loro ci hanno fatto un gioco perché è così, sulla violenza, queste cose qui, però se ci guardi la trama non è che sia proprio sto granché, sinceramente parlando, anzi... È veramente scadente. Cioè, ho giocato quanto? 5 ore. Dura massimo 8, se sei bravo. Anche se non sei bravo, probabilmente ne dura massimo 8. E... Cioè, non ho visto niente di che. Perché sei tutto bloccato qua? Boh. Mi si è rotto il gioco, raga. Mi si è rotto FIFA. Che faccio? Oggi non è giornata. Oggi non è giornata. Sapete cosa vuol dire? Quando non è giornata? Vuol dire questo. Che succedono casini. Allora. Dai, però, porca miseria. Che devo fare io qua? È che poi se esco dal gioco ho paura che... Mi chiude la live, quindi è un problema ora che si è bloccato. È un grosso problema. Un attimo, eh. E se provassi a... Ok, no, niente, non va. Non va, non va, non va. Ragazzi, non va neanche più FIFA. Cioè, si è bloccato con l'albero delle abilità. Non ci credo. Volevo solo potenziarmi. Santo Dio. Un attimo, raga, provo a chiudere il gioco. Se me lo fa fare.